tutti all'interno di questo video. Oggi andiamo a parlare della nuova applicazione Casa che troviamo dentro il macOS Ventura, ed è questa qua. Scherzo, non è questa, è questa qui. Adesso l'applicazione Casa si presenta così. Chi usa i dispositivi di Google Home piuttosto che di Amazon Alexa per comandare la propria smart home troverà già qualcosa di molto familiare, anche se un po' più curato. Infatti, se andiamo a dare un'occhiata, andiamo a cercare l'applicazione Casa e Google Home, vediamo se troviamo qualcosa. Ovviamente no. Comunque l'applicazione Casa tante volte viene proposta appunto sia per il mondo Amazon, eccola qua, forse una piccola schermatina, ma si vede poco, ecco qua si vede meglio. Come vedete viene proposta così, questa è quella di Google, quindi troviamo una parte principale con tutte le, diciamo, macro categorie, e poi dopo vengono divisi per stanza, quindi abbiamo tutte le luci e più tutti gli altri dispositivi. Quindi cosa vuol dire? Che se uno adesso in questo vuole andare in bedroom o vuole andare ad accedere a singola luce, magari ci sono più luci come si vede qua, bisogna andare a tappare più volte fino a trovare appunto la luce quella desiderata, come si vede anche nelle altre schermate. Vediamo se vediamo qui qualcosa. Sì, ma alla fine è sempre la stessa immagine ritradotta in altre lingue. Comunque si basa su questo metodo qui. Se andiamo a vedere Amazon Home, vediamo se ci fanno vedere qualcosa, ma lì sarà un po' più difficile, infatti sì, non si nota. Comunque non ce l'ho sotto mano, non ve la riesco a far vedere, però vi posso garantire che grosso modo funziona uguale, quindi si ha sempre una categorizzazione per ambienti. Vediamo se c'è qualcos'altro qua. No, purtroppo no, qua non si vede un granché. Comunque si cerca, a parte questo qua è un Google, vediamo se troviamo Amazon Smart Home. No, non si vede un granché purtroppo. Comunque grosso modo, ecco, questa sarebbe una schermata di uno smart speaker molto probabilmente. Comunque grosso modo forse si vede qualcosa qua. Ci sono questi grandi pulsantoni divisi appunto per o per categoria, come vedete qua, light, gruppi, quindi gruppi di stanze, plug, telecamere, via dicendo. Quindi funziona così. All'interno di Google e Amazon abbiamo una categorizzazione un po' stilizzata della domotica. Chi è come me, chi sta magari vedendo questo video, utente Apple, quindi usa dispositivi Apple come un Mac, un iPad, un iPhone piuttosto che un Apple Watch, si è abituato ad avere questa interfaccia grafica, come vedete qua, a piastrelle, come la chiamo io, dove abbiamo appunto i preferiti in cima, e poi dopo dentro ogni stanza abbiamo i dispositivi col pulsantone già pronto per comandare un dispositivo. Poi con la pressione prolungata sopra ogni singolo tasto andavamo a comandare a livello un po' più fine, quindi tipo un dimmer, andavamo appunto a regolare la percentuale della luminosità piuttosto che una tapparella, la posizione, piuttosto che una luce RGB, andare a selezionare il colore che volevamo e via dicendo. Quindi un tasto aveva due funzioni, ovunque lo premevi ti avviava in una pressione breve, diciamo, il comando più rapido; con la pressione prolungata si entrava appunto in una specie di sottomenu a pop-up. Con macOS Ventura e con iOS 16, macOS, iPadOS 16, quindi qua abbiamo macOS Ventura, come vedete, anche qua comunque siamo in beta, macOS Ventura 3, cioè quindi macOS 13 praticamente, eredita comunque la nuova applicazione Casa che la troviamo appunto dentro gli iPad e dentro gli iPhone. La nuova applicazione Casa si propone così, anzi andiamo proprio a schermo intero già che ci siamo, così ce la godiamo al massimo. Ecco, come vedete qui c'è una telecamera in cima, quindi le telecamere sono in cima, ne ho una,
Abbiamo anche in questo caso con la funzione clima tutti i termostati, con la funzione luci tutte le luci, e quali sono accese in questo momento sono le pulsantiere con le barre RGB a bordo, che posso gestirle in autonomia. Quindi posso, se una pulsantiera touch mi fa troppa luce di notte, la posso appunto regolare. E poi per la parte sicurezza abbiamo appunto la telecamera con i giochini del cane, eccoli qua, e poi abbiamo la TV, la Smart TV, l'Apple TV che adesso è spenta, e lo Smart Speaker, in più gli scenari legati a gli smart, cioè i dispositivi che sono all'interno di quella stanza. Quindi, come vedete, lo scenario viene sempre nominato. Ad esempio, se vogliamo una scena lettura, ad esempio, abbiamo già il pulsante già pronto per chiamare la scena. Tornando indietro sulla home page, appunto, troviamo le tre scene, quindi queste scene qui, i preferiti, quindi i dispositivi su cui abbiamo appunto messo i preferiti, e in più si parte per stanze. Io ho creato una stanza chiamata clima, come vedete, quindi mi compare in ordine alfabetico la prima stanza, quindi clima, corridoio, soggiorno. In realtà sono un po' neanche in ordine alfabetico, sono secondo me in base a come sono organizzati qua. Quindi se andassi a portare il soggiorno in cima, se potessi trasportarlo, bisogna in qualche modo riuscire a riorganizzare qua l'organizzazione delle stanze. Lo si può fare come? Andando qua sui tre pallini in cima, quindi riordina sezioni, e di conseguenza possiamo appunto andare a mettere magari il soggiorno in cima, sotto i preferiti, piuttosto che magari altre stanze, magari il corridoio, va bene tutto. Quindi il clima lo lascerei alla fine, diciamo, ecco qui, quindi qua sotto gli scenari, ecco. E quindi abbiamo magari la cucina in cima, ecco, e abbiamo riorganizzato in questo modo diciamo le sezioni. Chi è appunto abituato all'interfaccia grafica questa qui un po' si perde, perché nella home page, quindi la pagina dei preferiti che troviamo qui, facciamo così, ecco, e adesso è tutta quanta riorganizzata e richiama le stanze, quindi sparisce la pagina principale che appunto aveva solo i preferiti. Sceglievamo noi in base ai preferiti quali far comparire nella home page, mettevamo attivavamo diciamo la funzione preferito sul singolo dispositivo, e questi preferiti comparivano appunto nella home page. Poi se dopo volevamo andare a cercare altri dispositivi all'interno delle varie stanze, premevamo sul tasto stanze e quindi entravamo a selezionare quello che ci interessava. Adesso invece, come vediamo, ci vengono riproposti tutti, quindi i preferiti rimangono, sono in cima, quelli qua sono quelli più in alto, e poi si parte appunto con le stanze. Di conseguenza è come se andasse a sparire il senso della singola stanza, cioè se ne possiamo dal menu di sinistra, piuttosto che dalla home page, andare a cliccare sul nome della stanza e entrare appunto dentro la sua stanza per gestirci i dispositivi. Però è un controsenso, perché ci vengono comunque riproposti tutti quanti nella home page. Quindi questa è dovuta secondo me alla fusione con Samsung, Google e Amazon per il discorso dello standard Matter. Matter è un nuovo standard della domotica, diciamo smart, wireless, una domotica entry level, una domotica per situazioni in cui non si vogliono fare appunto grandi ristrutturazioni di impianti elettrici, quindi roba palliativa, roba un po' diciamo per provare un po' la domotica cos'è, poi dopo si passa sicuramente a un qualcosa di più stabile, sicuro, filare, si cominciano a coinvolgere gli elettricisti. Con queste cosine plug and play ci fai qualcosina, ma hanno una durata appunto commerciale, non sono prodotti appunto professionali come potrebbe essere il KNX e tutto il resto. Quindi come vediamo appunto nella nuova home page abbiamo tutte queste nuove piastrelle che non sono più quadrate ma sono rettangolari, e hanno una doppia funzione, cioè io adesso sono in studio, ok? Ho la luce della piantana in questo momento acceso, che è una lampadina Philips Hue. Se vado a cliccare su tutta la parte bianca mi compare il pop-up e quindi posso andarmi a dimmerare, come vedete, la piantana. Se
se invece vado a premere sul pallino ho direttamente la funzione toggle, quindi la funzione on off. Quindi con un pulsante abbiamo guadagnato due funzioni, ok? Quindi premendo qui abbiamo il comando principale, poi andando a scorrere verso il basso cominciamo appunto a poterla personalizzare, quindi andargli a cambiare l'icona, che appunto le hanno un po' rivista, adesso sono un po' più praticamente uguali a prima, però hanno cambiato il colore praticamente. E siccome è una piantana, appunto, andiamo a mettere il simbolo magari di una piantana, ok? E aggiunge la vista a casa, possiamo anche in questo caso toglierle, quindi in qualche modo riusciamo a riavere i preferiti di prima. Come vedete, ho tolto la vista a casa e adesso la piantana è sparita, però se vado all'interno dello studio mi ritrovo la piantana, ok? Quindi anche in questo caso possiamo in qualche modo andarci a ricreare, diciamo, i preferiti della home page, cercando di ricreare quello che avevamo prima. Io adesso a questo punto la vado a riaggiungere nella vista a casa, così riabbiamo tutto lì. Ad esempio lo studio intero, come vedete non ho un tasto destro, se vado a cliccare sullo studio e vado sulle impostazioni della stanza, in alto a destra, impostazioni stanza, come vedete il nome della stanza è quello, la zona è il piano principale in questo caso, rimaniamo lì, impostazioni stanza. Posso appunto andarmi a cambiare le immagini di sfondo, posso anche inserire cliccando dalla libreria, ecco, la fotografia della stanza, che adesso chissà dove è, però comunque volendo possiamo appunto cambiarci l'immagine di sfondo. In questo caso scelgo questa, ok, e basta. Anche in questo caso abbiamo tutto ciò che riguarda la stanza, quindi abbiamo due luci accese, le vediamo in cima, due luci accese, le abbiamo in questo momento spente in un colpo, proprio come accade nelle applicazioni di Google e di Amazon. Infatti si sono spente tutte e due ed è sparito il pulsante per gestire di nuovo. Quindi andiamo a riaccenderle, ok, la piantana, vado a riaccendere il LED studio, quindi il LED che vedete tutto il monitor che mi si riflette addosso, scegliamo questo colore qua magari. Ok, bene, e abbiamo anche ad esempio la tapparella. La tapparella, anche in questo caso, se la premiamo così, o la apre o la chiude. Ecco, infatti ora si sta aprendo. Ok, fermati. Ok, però se premiamo sulla parte bianca abbiamo appunto il comando percentuale. Qual è il limite? Se adesso io volessi fermare la tapparella, se volessi fermare la tapparella in una posizione esatta, non ho un tasto di stop. Vi faccio vedere una supervisione professionale, quindi di un impianto, basta anche Home Assistant. Andiamo a prendere Home Assistant, vediamo che siamo già loggati. Ok, già un semplice Home Assistant, senza andare a cercare chissà cosa, ci offre già i tre pulsanti, quindi possiamo abbassare la tapparella, fermarla al volo, alzarla e fermarla di nuovo. Quindi abbiamo un comando d'emergenza in questo caso, ok? Mentre nei mondi appunto smart, quindi nel mondo degli assistenti vocali, io non riesco a fermare la tapparella in nessun modo, devo dare dei comandi percentuali. Quindi abbiamo un bel problemino in fase di emergenza con questi comandi qua, ok? Quindi state attenti a questi piccoli dettagli. Per quanto riguarda il termostato, abbiamo la temperatura che vogliamo raggiungere e il cambio stagione. Qualche altro termostato c'ha anche il cambio il comando on off se viene inserito, ok? E anche qui abbiamo, come vedete, la possibilità di inserirlo nei preferiti oppure no, e via dicendo. Quindi come sta funzionando l'applicazione casa in questo momento? Sta funzionando diciamo meglio di prima, perché dalla home page abbiamo appunto soltanto un unico punto, diciamo, per
gestire tutta la nostra casa, come vedete. Possiamo in qualche modo anche riorganizzare, senza andare a premere nessun tasto, i vari elementi all'interno. Come vedete, possiamo spostare così le varie piastrelle, ok, mettere alla fine magari anche il termostato senza andare a premere nulla, e in più possiamo andare a fare delle cose che non sono così intuitive all'interno delle altre applicazioni, quindi le automazioni. Le automazioni, come vedete, ne ho alcune. Queste automazioni qua ci vanno a consentire di automatizzare appunto la nostra casa. Ma come la possiamo automatizzare? La possiamo automatizzare sia con i comandi tradizionali, come vedete, andando a premere il tasto più in alto a destra possiamo aggiungere una scena e un'automazione. Aggiungendo un'automazione ci vengono appunto proposte queste automazioni che vogliamo aggiungere, quindi quando qualcuno arriva a casa, e ciò implica che stiamo geolocalizzando qualcuno. E chi stiamo geolocalizzando? Qualcuno arriva, qua siamo io e mia moglie, ok? La prima persona arriva, il primo che arriva dei due, oppure appunto la prima, quando qualcuno arriva, in orario, quando, di giorno, di notte, in orari specifici, possiamo appunto generare degli eventi. Vogliamo che quando arriva qualcuno, sempre, ok, avanti, cosa deve accadere? Vogliamo che quando arriva qualcuno a casa si apra il cancello e il portoncino, così in qualche modo o da un cancello o dall'altro riusciamo a entrare geolocalizzati. Possiamo anche farci accendere qualche altra luce, possiamo coinvolgere, inserire all'interno di questa automazione qualsiasi elemento configurato all'interno del nostro impianto. Andiamo avanti, quindi quando qualcuno arriva a casa, quindi rientro, anzi no, apertura, aperture, aperture geolocalizzate, okay? Quindi quando qualcuno arriva a casa abbiamo questi due elementi, dobbiamo decidere in che stato farli andare. Adesso in questo momento ci vengono riproposti come si trovano adesso, sono disattivati, il comando è spento, vogliamo che si attivi il comando, ok, basta premere anche sul pallino, si attiva il comando. Quando si devono disattivare questi dispositivi? Dopo quanto tempo? Ad esempio, se fossero delle luci, ne potremmo accendere delle luci per un tot tempo, quindi arriviamo a casa, abbiamo una luce di cortesia, la accendiamo, ma non dobbiamo andare a fare un'altra automazione per poi spegnerle. Possiamo anche spegnerle dopo quanto tempo vogliamo noi, come vedete, fino a 4 ore, da un minimo di un minuto, o mai lasciarle quindi accese, fino a un minuto. Quindi questa è la figata. Quindi immaginatevi di avere una villa con le luci fuori, magari di cortesia, che di solito tenete spente perché magari ne accendete altre di notte, e con questa automazione qua potrete appunto arrivare, o la moglie, il marito, i figli, in base a chi è configurato all'interno della geolocalizzazione della famiglia, dell'account iCloud di Apple, e di conseguenza arrivate a casa vi si accendono le luci. Ovviamente tutto è legato alla geolocalizzazione, quindi venite geolocalizzati dal vostro dispositivo, ok? Però il vostro dispositivo come fa a parlare con l'impianto domotico? Tramite internet. Quindi se avete la casa che sta in una zona non coperta da internet, sì, sarà un po' tutto rallentato, però al giorno d'oggi siamo nell'epoca del 5G, quindi penso che non ci siano problemi. Un'altra, come vedete, questa applicazione, questa automazione l'avevo già fatta, possiamo adesso in questo caso eliminarla perché ne abbiamo appena creata un'altra. E quando l'ultima persona esce di casa, cosa facciamo? Spegniamo le TV, mettiamo in pausa gli HomePod e l'Apple TV, come vedete. Ma possiamo anche aggiungere un'altra funzione, che magari spegniamo qualche luce, no? Quindi seleziono la scena accessori, esco di casa e quindi si avvia lo scenario esco di casa. E lo scenario esco di casa, dove ce l'abbiamo? All'interno delle scene. Quindi andiamo dentro la home page e andiamo a cliccare su esco di casa, e modifica scena, quindi col tasto destro con la pressione prolungata. In questo caso cosa fa? Non l'ho mai configurata. E mi spegne solo la TV. Vogliamo modificare la scena, aggiungere nuovi accessori, di conseguenza
luce TV, applique, piantana, tavolo del soggiorno, ok? E la tappella la lascio su, potrei anche regolare la temperatura. E la cucina la spegniamo, il corridoio lo inglobiamo, quindi in questo caso voglio soltanto gestire le luci perché ci sono delle piante in casa che magari hanno bisogno di luce per vivere. Quindi gestiamo tutte le luci, questa non so che luce sia, la luce dello studio giustamente. E la veranda la spegniamo e il climatizzatore eventualmente lo spegniamo. Ok, le pulsantiere rimangono accese ovviamente, di conseguenza spegniamo tutto. Adesso in questo momento è tutto spento. Nello studio questi due dispositivi accesi li vado a spegnere, cioè non mi si spengono davvero, però si spengono, e il climatizzatore lo mettiamo in posizione appunto non attivo. Bene, da questo momento in poi ogni volta che usciremo entrambi di casa, vediamo adesso di creare magari un'altra automazione. Questa automazione tante volte è comoda per richiamare degli scenari, cioè ipotizziamo di voler creare un nuovo scenario, quindi boh, potevamo farlo anche già da qua, quindi tasto destro, aggiungi scena, la chiamiamo, la personalizziamo, la chiamiamo off luci camera, ok? All'interno di questa scena vogliamo appunto inserire le luci della camera, perché vogliamo gestire quelle, sono tre, una, due e tre, ok? Questa qua è una lampadina Philips Hue che sarebbe la lampadina che comando on off, quindi non mi interessa. Quindi sono tre luci, la principale e i due testa letto. Bene, vogliamo appunto che stiano spente, finito. Quindi quando abbiamo questo scenario si spengono le luci. Andiamo a fare la prova, quindi andiamo in camera, eccola qua, accendiamo le tre luci, una, due e tre. Questa qua non mi serve, quindi è solida, ok. E abbiamo le tre luci. Andiamo ad avviare la scena off luci camera e abbiamo spento le tre luci. Bene. Però, se volessimo con un tasto dedicato agli scenari generare un'automazione che ci spegne le luci, esempio, andiamo a fare un'automazione più, quindi aggiungi automazione, e un accessorio riceve un comando, arriva a una certa ora del giorno, quindi arriva a una certa ora del giorno, potrebbe essere noi che magari ogni giorno alle 11 spengo tutte le luci, oppure regolo un termostato, in base all'orario, questo potrebbe essere, o anche alba, tramonto, via dicendo. Un accessorio riceve un comando, quindi appena comandiamo un accessorio potremo scatenare altri eventi di conseguenza. Un sensore rileva un cambiamento di stato. I sensori sono appunto i termostati, un sensore di temperatura, quindi potremmo praticamente creare un termostato virtuale avendo soltanto la temperatura di un dispositivo. Come vedete, temperatura soggiorno potrebbe essere un sensore che appunto appena raggiunge, vedete, se usiamo temperatura soggiorno andiamo avanti, cosa ci chiederà? Il dato che dobbiamo modificare, quindi inferiore o superiore a una certa temperatura. E di conseguenza dovrebbe scatenare un qualcosa, un evento, no? E in quel caso appunto potremmo appunto creare un termostato praticamente, ma è tutto legato a internet, quindi può essere anche veloce, ma vabbè, ma anche un po' instabile secondo me. Comunque, noi se vogliamo che con lo spegnersi della luce del corridoio, ok, si spengano le luci della camera da letto, quindi il corridoio di luce si disattiva, ok, quando orario e magari di notte o comunque sempre con le persone, ovviamente qualcuno è a casa, quando qualcuno è a casa, oppure senza interessarsi di quando qualcuno è a casa. Comunque in questo caso sono io a casa, quindi con qualcuno a casa, avanti, cosa deve succedere? Si deve avviare lo scenario off luci camera. Avanti, e quando il corridoio luce si disattiva, off luci camera. Fine. Di conseguenza,
Andiamo qua, accendiamo le luci della camera, abbiamo luce del corridoio, adesso la accendiamo, non succede niente, l'abbiamo accesa. Quando si spegne la luce del corridoio, si spegneranno anche, come vedete, l'affidabilità del sistema sarà dovuta alla geolocalizzazione. Non si sono spente, come vedete, non si sono spente. Vediamo se abbiamo fatto bene questa automazione. Verranno impostate queste scene. Ok. Tac, togliamo le condizioni, quindi qualsiasi orario, magari questo può creare ok, potrebbe creare magari dei problemi. E quindi, come vedete, andiamo a vedere che l'affidabilità qual è di questi sistemi qua. Come vedete, accendo la luce del corridoio, la spengo, dovrebbe avviarsi la scena off luci camera, l'ho dovuto cliccare io, ma non ha funzionato, come vedete. Quindi corridoio luce si disattiva, corridoio luce si disattiva, e come vedete non ha funzionato, comunque avrebbe preso più tempo, ok? Di conseguenza potremmo provare a evitare di usare lo scenario e potremmo veramente andare a forzare manualmente magari i tre comandi, ok? E andarli a spegnere noi manualmente. Quindi fine. Andiamo a riprovare, quindi accendiamo le tre luci, accendiamo il corridoio, lo spegniamo e come vedete questa automazione non sta funzionando, ok? Nonostante mi dispiace un po' che non funzioni, sinceramente, apparentemente dovrebbe funzionare. Quindi magari proviamo a ricrearla soltanto per una questione legata alla geolocalizzazione, quindi elimino automazione, ok? La andiamo a ricreare, però capite quanto questi sistemini qui, che dovrebbero essere il nuovo futuro, cercano di imporsi uno standard, diciamo, al posto dei sistemi, diciamo, professionali che esistono da anni, quanto possono essere validi, diciamo, no? Quindi quando il corridoio luce si disattiva, avanti, scena, avanti, questa qua, ok? Bene, fine. Riproviamoci, accendiamo le luci, corridoio si disattiva e guardate, non accade nulla, ok? Quindi è un po' un peccato, sinceramente. Andiamo a vedere se andiamo a forzare la verifica dell'automazione cosa succede. Niente, proviamo con si attiva, ok, fine. Andiamo a vedere se funziona. Adesso si hanno spente le luci, quindi dovrebbe aver funzionato. Se si attiva dovrebbe spegnere le luci, ma non lo sta facendo. Dovrebbe richiamare la scena, ma non lo sta facendo, come vedete. Spegniamo la luce e comunque non succede nulla, ok? Comunque grosso modo avrebbe dovuto funzionare. Quindi il bello della diretta, non lo taglio, lo lascio nel video apposta per farvi capire come chi pensa di poter far tutto con soluzioni legate a internet, già col discorso della sicurezza per quanto riguarda una tapparella, siamo in studio, mi voglio aprire la tapparella, adesso fa un po' buio, la tiro su. Se volessi fermarla, come avete visto, adesso non posso fermarla, non ho un tasto rapido come questo stop qua che mi va a fermare la tapparella, come vedete. L'ho dovuto premere adesso per fermarla, no? Quindi in caso di emergenza non avrei potuto fare nient'altro, ok? Bene,
Cos'altro potremmo fare con... intanto chiudiamo questa automazione perché sennò dopo impazziamo. Come vedete, alba ogni giorno, o cena o sera ogni giorno, quindi io alle 9:30 voglio che la pulsantiera della camera vada come livello di dimmerazione al 9%, in maniera tale che, visto che è una pulsantiera touch, quindi emette luce, è bella, è un bel prodotto dell'Electron standard KNX, di notte non sia un faro all'interno della stanza, e quindi gli abbasso la luminosità. La mattina si inizia con una nuova giornata, la pulsantiera, come vedete, la teniamo al massimo della luminosità, quindi all'alba accendiamo la luce, ok? Grosso modo è quello che possiamo fare con questi sistemi qui. Quindi un web server professionale come quello che potrebbe essere magari un Icon Server, piuttosto che un Comfort Click, piuttosto che un ThinkKNX, tutti questi server qua sono appunto server professionali. Qua c'è magari un impianto demo, magari di un Comfort Click, magari, che trovate nel mio canale, nei video precedenti. Come vedete, l'interfaccia grafica è diversa, il modo di comandare la lampada è più fluido, ok? Avete, in questo caso forse loro come design si sono un po' sprecati, diciamo, no? Perché, però comunque è un po', cioè, avere la planimetria, potersi spostare i dispositivi come si vuole, avere tutte le fotocamere di davanti, piuttosto che avere tutte le telecamere, cioè le tapparelle, come vedete, già belle e pronte, è un altro modo di gestire la casa professionale, ok? Piuttosto che magari qua abbiamo un Horizon Mini, o qualcuno lo conosce come Pico, anche in questo caso abbiamo i vari elementi, no? Già pronti. Ad esempio, vogliamo, come vedete, magari comandare la tapparella dello studio, io ce l'ho qui, tapparella studio, adesso la voglio portare giù. Se la voglio fermare, mi basta tornare a premere lì, torno a premere lì e l'ho fermata. Adesso la sto facendo salire, adesso sale, adesso la fermo, quindi l'ho fermata di nuovo. Quindi ora la tapparella raggiungerà la sua massima posizione, andrà allo 0% quando l'attuatore ha finito di correre. Però diciamo che è tutto un po' più professionale, no? Se vogliamo aggiungere uno scenario, lo possiamo fare in un attimo. Però cosa perdiamo? Tipo, nella scena film mi sono messo queste azioni qui, dopo possiamo mettere anche un'immagine nella scena film e via dicendo, però questo comunque un serverino low cost entry level, non abbiamo una geolocalizzazione nostra, quindi non abbiamo un Google, un Amazon, o piuttosto che un Siri, un mondo Apple, un iCloud che ci va a geolocalizzare e ci fa scatenare delle azioni. Quindi va detto che la soluzione, diciamo, degli assistenti vocali ci vuole sempre, ok? Però non è una soluzione definitiva, perché, come vedete, c'è un qualcosa che ti stimola all'automazione dell'edificio, un qualcosa che ti fa entrare nel mondo della domotica, ma non è la soluzione definitiva, è il primo passo verso le automazioni. Poi dopo bisogna buttarsi su un qualcosa di più professionale, ovviamente, no? Qua ad esempio abbiamo un ThinkKNX, qua è un impianto che ho programmato tempo fa, come vedete si ha a che fare con impianti un po' più spinti, diciamo, no? Quindi scenari, anche in questo caso ne hai tanti, li puoi personalizzare, puoi fare quello che vuoi, però le pulsantiere le vai a gestire come vuoi tu, cioè c'è tutta un'altra cosa, la gestione della climatizzazione, anche gli scatolati quelli grandi te li vai a gestire in un modo un po' più, poi quale grafico ognuno se le crea come vuole, ovviamente, per l'amor di Dio, però come vedete anche la vista esterna della casa, posizionare dove sono realmente i dispositivi, quindi abbiamo un po' di tutto. La gestione delle tapparelle sono molto più professionali, quindi c'è un po' di gestione dei timer, le schedulazioni, come vedete sono, questo magari è il ThinkKNX, adesso lo chiudiamo, siamo su un impianto, ci sono tanti altri impianti che qua adesso non riesco a farvi vedere, però c'è
nella domotica spinta, che comunque nessuno vieta di gestirsela anche con Home Assistant. Questo è un impianto KNX totalmente gestito da Home Assistant, e va ovviamente a superare ciò che viene offerto dal classico Google, piuttosto che il classico Amazon, la classica Alexa. Possiamo comunque anche dentro Home Assistant andarsi a fare le planimetrie, che le ho iniziate ma non le ho mai finite, e farsi delle pagine dedicate appunto alle sole funzioni che ci interessano, tutto lì. Nient'altro, direi che per questo video è tutto. Spero che per chi usa Apple era partito con questa interfaccia grafica qua, che era amata e odiata in base a quanti preferiti si avevano nella home page. Chi ha case grandi aveva tipo 30 preferiti, andare a trovare il tasto giusto era un piccolo problemino tecnico, perché sì, ti perdi un po', però comunque rimaneva immediato, piuttosto che la soluzione di Amazon e di Google, che per andare a raggiungere una luce ti sembra di entrare dentro un labirinto. Qui invece Apple appunto ha uniformato, come dicevo prima, con Amazon e Google, visto che c'è questa voglia di convergere nello standard matter. Vedremo cosa verrà fuori, però rimangono comunque, come vi dicevo, basta sapere dove cliccare, le scorciatoie per comandare i vari punti in un attimo, ok? Vi lascio, vi chiedo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!